Noi esseri umani, diceva Nietzsche, tendiamo a cercare la magia, lo straordinario e i grandi gesti, piuttosto di guardare tutti quei piccoli gesti che servono per arrivare a compiere un grande gesto, una grande impresa. Questo perché è più comodo credere che una persona abbia bisogno di talento, fortuna, piuttosto che di grande impegno, dedizione, determinazione. Questo ci scarica dalle responsabilità, perché quando vediamo qualcuno che fa qualcosa di grande, qualcosa di importante, è molto più comodo pensare al talento piuttosto che riconoscere che qualcuno fa qualcosa di grande per il grande impegno che magari noi non siamo disposti a mettere nelle cose che facciamo. Mi piace ricordare Nietzsche perché è sempre attuale questo suo pensiero. Pensiamo a tutti i talent show che ci sono, che vogliono farci credere che per cantare bisogna essere nati con una dote, per suonare bisogna essere nati con un particolare talento, per compiere determinate imprese atletiche bisogna essere dotati fisicamente, quando invece la maggior parte delle volte sappiamo, anzi possiamo andare a vedere i grandi esempi dello sport, dell'arte, dell'imprenditoria, di qualsiasi campo, i grandi esempi, le grandi persone che hanno fatto qualcosa di grande. Hanno fatto qualcosa di grande grazie al grosso impegno, grazie, se vogliamo usare una metafora, grazie a tutto quello, tutta la parte dell'iceberg che non emerge e che ci consente di vedere la punta dell'iceberg, il grande successo che molto spesso, troppo spesso le persone vogliono associare alla magia, alla fortuna, al talento. Il talento può anche essere utile, ma se dietro non ci metti tutto l'impegno, sarà solo potenziale inespresso.